Parlare di questo tema molto importante in pochi minuti è molto difficile, quindi integrando quanto è già stato detto e sottolineato che ovviamente non si parla solo di turismo, di commercio, ma di tutto quello che abbiamo sentito, io credo che abbiamo un dovere fondamentale, creare per Livorno e porre le basi per lavorare a quello che noi abbiamo definito nel programma come POL, programma operativo locale. Il POL è un programma che consentirà di unire tutte le parti sociali, le imprese, l'industria, le categorie e definire quello che può essere un assetto fondamentale per il miglioramento dei servizi, la produzione di ulteriori servizi e anche la semplificazione amministrativa per quelle imprese che decidono invece di contribuire al miglioramento della città. Non è pensabile che imprese anche a noi insomma molto care si trovino ad avere una risposta positiva in comuni molto vicini e non a Livorno. Allora il cosiddetto manufacturing zone può funzionare anche a Livorno e può essere caratterizzato sia dalla procedura di semplificazione amministrativa ma anche da un sistema di incentivi fiscali per le imprese nuove che desiderano insediarsi e anche per quelle ovviamente vecchie che abbracciano la sfida del rimanere in piedi nonostante la grande crisi occupazionale che c'è. Un tema molto caro è il lavoro e il tema dei giovani. Noi possiamo in realtà utilizzare tra virgolette la grande risorsa che sono i giovani, che hanno una visione che può andare sia dagli uffici progettazione di bandi a definire quelle che possono essere insieme a campi fondamentali come la digitalizzazione, l'innovazione, la robotica, il welfare aziendale, quali sono le nuove progettualità per questo territorio. I giovani e la scuola sono fondamentali perché loro stessi possono determinare le nuove politiche di quella che Livorno dovrà essere.